Sì, noi abbiamo in questi anni cercato di trasmettere proprio questo tipo di mentalità, perché nelle qualificazioni europee e durante le nostre partite di qualificazione abbiamo pensato che il calcio a livello europeo la differenza è lì, sul recupero palla. In Italia spesso confondiamo la pressione individuale a un pressing collettivo, in Italia facciamo molta confusione, all'estero no. All'estero hanno un concetto chiaro e preciso, soprattutto il Barcellona e soprattutto anche la Juventus. Accorciano molto bene la squadra, quindi è una squadra molto alta e per non prendere contropiede devi pressare. Pressare vuol dire non a livello individuale, ma a livello di squadra. E quindi secondo me sì. Grazie. Allora, grazie a tutti per essere intervenuti.